Ben ritrovati telespettatori di Edilizia Sicura. Comincia oggi una nuova serie della nostra trasmissione. Per questa puntata speciale dedicata all'energia, all'innovazione e all'ambiente, siamo stati in trasferta al SAIE. In che modo gli operatori garantiscono la nostra sicurezza e quella del cantiere stesso? In questa nuova puntata parliamo di energia per l'edilizia. Le cadute dall'alto sono la principale causa degli infortuni sul lavoro, soprattutto in edilizia. La puntata è incentrata proprio sull'ambiente. Noi di Edilizia Sicura abbiamo raccolto le interviste dei relatori del convegno. La nostra trasmissione ormai è un format che dura da più di 10 anni e che con entusiasmo cerchiamo di portare all'attenzione e anche di rinnovare. La trasmissione dice Edilizia Sicura, di questo è il tema del quale ci siamo sempre interessati in questi anni, pensando di fare un servizio agli operatori del settore edile ma anche alla collettività, perché tante operazioni anche che si fanno nel quotidiano, nella propria casa, hanno il problema della sicurezza e degli accorgimenti che occorre avere appunto per correre meno rischi. Quest'anno noi cercheremo di parlare di edilizia più in generale, perché il nostro istituto è un istituto di formazione per i lavoratori edili che ovviamente ha una parte molto importante che parla di sicurezza. Vogliamo parlare di edilizia per quanto è un settore che ha vissuto e sta vivendo tuttora una crisi consolidata da alcuni anni, ma con alcuni segnali di ripresa, segnali che andranno però nella direzione di avere la necessità di formare le maestranze, gli operatori e i tecnici a nuove tecnologie, a nuovi materiali, a tutto quello che consentirà poi, per esempio, al patrimonio edilizio esistente di riqualificarsi da un punto di vista energetico, di diventare autonomo energeticamente. Sono le grandi sfide che peraltro ci fanno pensare che, superata la crisi, l'edilizia possa di nuovo diventare un grande traino per l'economia nazionale, come è sempre stato. E, altra cosa molto importante, un occhio molto attento nel riguardo dei giovani. I giovani hanno l'entusiasmo di riavvicinarsi all'edilizia. Questo entusiasmo e questo anche coscienza di far parte di un settore importante per l'economia viene certamente alimentato anche da una formazione adeguata, innovativa e al passo coi tempi. Buone feste dall'Edilizia Sicura! Questo SAIE è concentrato sull'attenzione alla smart house, cioè alla casa intelligente, e significa quella casa che dobbiamo costruire innanzitutto o riqualificare per ottenere risultati indispensabili per il risparmio energetico, per la sicurezza, importantissima dopo quello che è accaduto di drammatico anche nella nostra regione, e per la qualificazione ambientale. E per far questo bisogna innovare molto, innovare i materiali, innovare a cominciare dalla progettazione della casa. L'Unione Europea ha già dettato le sue regole, questo significa che dovremo realizzare veramente una forte riqualificazione e riduzione dei consumi energetici. Per farlo bisogna intervenire sugli edifici esistenti. Devo dire che se la curva del nuovo è giù, la curva della riqualificazione è su. È evidente che in un paese in cui si costruisce poco, perché abbiamo anche forse costruito tanto, il tema dell'edilizia si sposta sul tema invece del recupero edilizio, dell'uso delle aree dismesse, cioè su altri segmenti, e questo implica anche da parte del mondo edilizia una visione nuova e poi una maggiore attenzione al tema dell'integrazione delle fonti rinnovabili, senza sembrare di mettere una lavatrice sopra un edificio. Ecco, quindi c'è un tema legato all'innovazione del prodotto per una funzione molto importante, che è quello di ridurre le emissioni di CO2. Non più trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a toncino d'amor. Delle belle turbando al riposo, Narcisetto adocino d'amor. Non più vrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più vrai quei penachini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante.
Non chiudrai farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a tocino d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a tocino d'amor. Fra guerrieri può far bacco, quando sta chi stretto sacco, schioppo in spalla, sciabla a fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco cantante. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagni, per valloni, con le nevi e salioni al concetto. Buone feste, l'edilizia sicura! Siamo di fronte a un pannello fotovoltaico nuovo, diverso. In che cosa consiste? Allora, è un progetto della Facoltà di Ingegneria, è una start-up che prevede l'utilizzo di un colorante ricavato dai frutti di bosco, quindi non il silicio all'interno del pannello, ma questo colorante ha una funzione di produrre energia e abbiamo pensato ad utilizzarlo per attività che fossero legate agli aspetti della sicurezza. Ad esempio alimentare quelle che possono essere le uscite di sicurezza o una striscia di LED a terra che indica l'uscita d'emergenza. Riteniamo che le università debbano aprirsi sempre più all'esterno, sempre più verso il mondo produttivo con innovazione. Allora, la lana storicamente è sempre stata utilizzata per ripararsi dal freddo, quindi di recente abbiamo pensato che anche per l'edilizia era possibile utilizzare la lana come isolante per l'isolamento delle case. È stato sviluppato un prodotto che è a base di lana e che permette di realizzare dei cappotti o comunque delle coperture isolanti che funzionano molto bene per l'isolamento dei fabbricati. È un materiale naturale, è un materiale che deriva dalla lana, quindi dalla lana di riciclo delle pecore italiane, che sono pecore che non sono selezionate per la produzione della lana, come invece capita in altri paesi, sono pecore che producono latte o carne, per cui la lana è un prodotto di scarto. Quando si progetta un edificio, la prima cosa a cui bisogna porre molta attenzione è come realizzare l'involucro, quello che è corrispondente al nostro cappotto. Le moderne tecnologie consentono, rispetto a pochi anni fa, di realizzare edifici molto più performanti e anche molto più belli dal punto di vista architettonico grazie all'innovazione tecnologica. Un edificio, un involucro, non è più pensabile esclusivamente come realizzato con l'intonaco oppure con una facciata ventilata. Ci sono nuovi materiali, per così dire, ad esempio celle fotovoltaiche, ad esempio il verde, che sono diventati veri e propri nuovi materiali da costruzione. Il protocollo di Kyoto non guarda quanto consuma il cittadino, guarda quanto si inquina il mondo. La ricaduta più evidente e giusta è che se un edificio consuma meno, io spendo meno e inquino meno il pianeta, quindi tutti nella stessa direzione con obiettivi paralleli. Edilizia sicura! Non più avrai quell'aria brillante, non più avrai farfalloni amoroso, notte giorno di torno tirato, delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a tocino d'amor. Delle belle turbando al riposo, ma ci sei tu a tocino d'amor. Che rovino alla vittoria, alla gloria militar, che rovino alla vittoria, alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. Mm.
vedrai farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girano, delle belle trovando al riposo, ma ci sei tu ad un cibo d'amor. Delle belle trovando al riposo, ma ci sei tu ad un cibo d'amor. Non più avrai questi bei panacchini, quel cappello leggero galante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Non più avrai quei panacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non vedrai farfalloni amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle trovando al riposo, ma ci sei tu ad un cigno d'amor. Delle belle trovando al riposo, ma ci sei tu ad un cigno d'amor. Fra guerrieri può far bacco, non solo muretti, noi cerchiamo di dare le competenze di base di più o meno le lavorazioni standard dell'edilizia civile e tramite l'albero di Natale, che è stato fondamentalmente un gioco, siamo riusciti a fare delle carpenterie semplici ma molto precise, appunto per fare un albero di Natale in calcestruzzo. Qui all'Istituto Edile vedete un bellissimo albero e sono proprio in compagnia di alcuni degli artefici di questa opera natalizia. Allora intanto vi faccio presentare i vostri nomi, come vi chiamate? Brian Modica. Leonardo Savoia. Leonardo Baglio. Maurizio Volpe. Giorgio Sottile. Abbiamo prima progettato la carpenteria in legno e dopo abbiamo fatto tutta la figura in ferro e dopo abbiamo gettato dentro il calcestruzzo. È bello vedere il nostro albero all'ingresso della scuola, diciamo. Vi siete divertiti, sì? Sì, no, ci siamo divertiti, però abbiamo crepato una sponda dell'albero. Abbiamo rischiato di romperlo, però dai, non si è rotto, è rimasto in piedi. Ci ha pensato il prof, ha fatto lui una magia delle sue. Buone feste!